Cosa pensi dell'informazione oggi in Italia? Che sia molto di parte e poco oggettiva perché si basa molto sul sensazionalismo, quindi su cercare di sviluppare insomma una reazione proprio di pancia nelle persone, che a sua volta non vanno mai ad approfondire poi i temi. Nel dettaglio, l'idea che mi sono fatto è poi che la maggior parte delle persone si informa su Facebook o su social network, quindi immaginiamo che cosa possa andare poi effettivamente a raccogliere di per sé dell'informazione stessa. E poi anche molti giornalisti fanno proprio leva su questo, secondo me, sul fatto di scrivere due o tre righe che fanno presa proprio sull'emozione. Come definiresti una buona informazione? Più possibile oggettiva e che non vada a toccare proprio l'emotività, quindi il contrario dell'informazione appunto di pancia, che citi le fonti soprattutto, quindi in realtà che qualcuno possa, chi legge può capire da dove deriva e che metta a confronto anche fonti differenti. Come cerchi le notizie e le informazioni che ti occorrono? Leggo su giornali online, italiani, esteri. Faccio un confronto, è molto utile perché fare un confronto poi tra testate giornalistiche italiane e testate giornalistiche estere, possono essere anglosassoni piuttosto che tedesche, danno proprio l'idea di come l'informazione sia impostata in modo completamente diverso. No, già si presta la lingua italiana ad essere molto più, come dire, piena di, più prolissa, ecco, rispetto a una lingua anglosassone, all'inglese piuttosto. Il tedesco, oddio, è anche molto complesso. Però sì, l'approccio è completamente diverso. Riesci a trovare le informazioni e le notizie che ti servono? Non sempre, a seconda del tema, più o meno, ma non sempre. C'è molto volume nell'informazione in termini di quantità, però se uno legge con attenzione e sfronda poi l'essenza dell'informazione non è rintracciabile facilmente. Nella tua attività con i clienti o con i pazienti, noti l'influenza dei media informativi nell'idea del mondo che si fanno? Assolutamente, completamente. Vengo proprio da un paio di ore fa ho visto l'ultimo paziente che appunto mi diceva l'Italia farà la fine della Grecia, lo dicono tutti, no? Alla domanda dove l'ho letto sui social network, l'ho letto su qualche giornale online, chiedendogli ma come è arrivato a questa conclusione non sa rispondere. Come andrebbe migliorato il mondo dell'informazione? Dovrebbero fare, secondo me, informazioni persone che sono sia tecnicamente competenti ma anche eticamente, dire, valide, ecco. Valide nel senso che si assumono con la responsabilità di quello che scrivono. Che caratteristiche dovrebbe avere, secondo te, un giornalista ideale? Ideale quindi non c'è, però immaginando insomma che ci sia. A parte tutto un percorso di formazione, insomma, in giornalismo, ma soprattutto quella curiosità. Per me è molto importante il fatto di mettere a confronto fonti diverse e di citare l'origine dell'informazione, di andarla ad approfondire. Quindi non sono molto per il fatto di, come dire, produrre informazioni a ritmo continuo. È solamente per fare appunto quantità, quanto per il fatto appunto di approfondirla, anche perché tutta l'informazione prodotta poi sintetizzandosi può ridurre a ben poco.